Ciao a tutti ragazzi e bentornati con il nostro appuntamento con Reverse Engineering. Questa settimana vedremo il disassemblatore AIDA Free. Ovviamente chiunque ha fatto Reverse Engineering già avrà sentito parlare di AIDA, sicuramente anche della sua controparte a pagamento AIDA Pro. Nonostante questa versione abbia enormi limitazioni rispetto alla controparte a pagamento, è comunque lo strumento di riferimento secondo me per i disassembli sui processori a 32 bit, x86 a 32 bit e x64 a 64 bit. Questa versione gratuita supporta anche un decompilatore basato sul cloud per i processori a 64 bit. Il supporto a molti altri processori e anche a altri molti formati eseguibili è incluso nella versione a pagamento AIDA Pro, che viene fornita insieme a un SDK con il quale si possono includere anche processori customizzati, quindi processori non supportati, si possono anche scrivere dei loader per i vari formati eseguibili, che so, per esempio il formato eseguibile della PlayStation 4. Se non è supportato nativamente da AIDA Pro, tramite questo SDK è possibile scrivere un loader per poderlo parsare, per permettere ad AIDA di parsarlo e di disassemblarlo correttamente. In questo video analizzeremo quindi tutte le funzionalità base di AIDA Free e disassembleremo anche un CrackMe. Nella descrizione del video vi metterò il link per scaricare AIDA Free e il CrackMe ovviamente, che già vi anticipo da ora non patcheremo, ma disassembleremo e calcoleremo la chiave o il seriale valido. Quindi lanciamo subito la nostra macchina virtuale e iniziamo a divertirci. Eccoci qui, possiamo aprire AIDA Free cliccandoci due volte. Questa schermata ci elencherà, diciamo, le limitazioni della versione free. Possiamo cliccare su New e andiamo ad aprire il nostro CrackMe. Ecco, AIDA già ha capito che si tratta di un eseguibile per Windows, un PE, un Portable Executable. Possiamo confermare con OK e AIDA inizierà a disassemblare il nostro eseguibile ed infine otterremo appunto il disassembly. A questo punto analizziamo un po' l'interfaccia di AIDA. La parte centrale è questa qui, è presente in questa parte tutto il nostro codice disassemblato. Possiamo vedere come AIDA ha anche correttamente referenziato le stringhe del nostro programma, ha trovato le stringhe referenziate del nostro programma e gli ha dato anche un nome significativo. Possiamo anche vedere che sono presenti i vari riferimenti alle funzioni invocate, quindi in questo caso printf e scanf. Scendiamo un po' più sotto, c'è anche una call a una funzione text. Possiamo cliccare direttamente sui simboli per spostarci nelle relative funzioni. Ecco, in questo caso noi, come stavo per dire prima, ci troviamo nella Graph View. Questa modalità è, secondo me, fondamentale, perché ci aiuta tantissimo nel seguire il flusso logico del codice, soprattutto in presenza di salti condizionali, come in questo caso questo jump 0. Possiamo vedere già a colpo d'occhio quali sono le possibilità di flusso del codice, quindi sia se non viene preso, sia che viene appunto eseguito. Possiamo comunque passare da questa modalità di visualizzazione del disassembly a una modalità più classica premendo la barra spaziatrice. Ecco. Qui siamo nella modalità, diciamo, classica di disassembly. Possiamo vedere tutto il nostro disassembly in maniera lineare. Ovviamente sarà un po' più difficile riuscire a seguire i salti condizionali, anche se cliccando sulle locazioni, diciamo, su questi simboli che dà AIDA, verranno evidenziati e possiamo riuscire a capire dove effettivamente questo salto condizionale approderà, dove il flusso del programma, diciamo, da dove il flusso del programma continuerà in presenza di questo salto condizionale. Tuttavia, ovviamente, premendo nuovamente la barra spaziatrice, torniamo nella Graph View, dove è molto più semplice seguire tutto il disassembly. Nel menu di sinistra, invece, abbiamo una lista di tutte le funzioni che AIDA è riuscita a trovare nel nostro programma, nel nostro eseguibile. Eccole qui. In questo caso, se notate, AIDA è riuscita correttamente ad identificare tutte le funzioni. Non è sempre vero, soprattutto in presenza di binari con i simboli debug strippati, quindi in quel caso ci saranno una moltitudine di funzioni rinominate sub, proprio scritto sub, trattino basso, e l'indirizzo di partenza della funzione. Ovviamente possiamo a nostro piacimento rinominare queste funzioni cliccando col tasto destro, cliccando poi su Edit Function, e rinominando qui, mettendo un nome alla funzione. Ovviamente è anche possibile rinominare
i vari label agli offset dati da AIDA. Per esempio possiamo prendere questo, prendere tasto destro e poi N per rename, oppure come ho fatto io col menu contestuale, quindi tasto destro sul label che vogliamo rinominare e poi clicchiamo su rename e quindi possiamo dargli un nome significativo. Continuando ad analizzare l'interfaccia grafica di AIDA, possiamo vedere nella parte superiore che abbiamo una X view, quindi qui vedremo tutto il codice esadecimale del nostro programma con ovviamente il corrispettivo in ASCII. Dopodiché abbiamo una tab structures, se noi vogliamo creare delle structure customizzate, magari non so, mi viene in mente ad esempio la gestione dei salvataggi nei videogiochi. Ecco, ovviamente una volta che noi abbiamo disassemblato e compreso come il gioco crea questo file di salvataggio, possiamo crearci una struttura personalizzata per poterlo visualizzare correttamente nel tab del disassembly. Stessa identica cosa con il tab enums, magari in presenza di funzioni, non so, funzioni API di Windows per esempio, possiamo utilizzare degli enum oppure creare degli enum noi per poter, diciamo, arricchire il disassembly con delle informazioni più precise che ci possono aiutare per comprendere meglio cosa il programma sta cercando effettivamente di fare. Poi abbiamo il tab degli imports, possiamo vedere come tutte le funzioni utilizzate in questo programma, per esempio la scanf, la printf, la malloc, la free e così via, sono state importate. E infine abbiamo un tab degli export. Come possiamo vedere, l'unico export presente è l'entry point, ovvero il nostro main charity startup, che è appunto il punto d'ingresso del nostro programma. Scusate il gioco di parole. Comunque, torniamo al tab del disassembly. Clicchiamo sulla main per tornare esatto al nostro punto d'ingresso principale e iniziamo un pochino a vedere come funziona questo crackme. Allora, io direi come prima cosa di provare ad avviarlo. Apriamo, allora si tratta di un crackme testuale, quindi apriamo un prompt dei comandi, spostiamoci sul desktop e avviamolo digitando crackme 0x03.exe, premiamo invio, ci chiederà una password, mettiamo ovviamente una password casuale e vediamo che ci restituisce invalid password. Ecco, già possiamo vedere le stringhe che sono state utilizzate. Quindi, il primo che ci dice è appunto il livello di questo crackme, quindi crackme level 0x03, cioè il terzo, e password 2 punti. Se andiamo a vedere nel disassembly, possiamo notare che AIDA è riuscita correttamente a referenziare, a trovare queste stringhe referenziate nel programma, quindi 1 e 2. Possiamo anche a colpo d'occhio vedere come c'è una scanf che colleziona il risultato, cioè quello che noi inseriamo dalla tastiera, e notiamo come si aspetta un valore decimal. Quindi già sappiamo che la chiave, il seriale in questo caso, è un valore decimale. Se scorriamo un pochino nel nostro disassembly, noteremo che alla fine viene effettuata una call a test. Quindi già possiamo vedere, cliccando 2 volte, che vengono fatti delle verifiche, dei controlli, e alla fine, in base a questo salto condizionale, succederà qualcosa. Verrà chiamata una funzione shift passandogli o questo valore, questa stringa, o quest'altra stringa. Infine, se possiamo comunque cliccare su shift per vedere cosa contiene. Noteremo anche che c'è una printf, in questo caso stamperà una stringa, e quindi possiamo già, ovviamente prima vengono fatti dei controlli, ora li vedremo nello specifico, però possiamo già capire come questa funzionalità, come probabilmente questa stringa o questa stringa contengano il messaggio di errore o di successo. Torniamo comunque nel main e proviamo a calcolare questa chiave. Ok, partiamo dalla prima istruzione dopo lo scanf. Quindi vediamo questo move. Vediamo come il valore in esadecimale, ovviamente 5A, viene spostato nella variabile var 8. Subito dopo viene spostato nella variabile var c il valore 1EC, giusto? Quindi in questo momento, a questo punto, var 8 conterrà il valore 5A e var c conterrà il valore 1EC. Perfetto.
Ora, il valore contenuto in varci, quindi 1EC, viene spostato nel registro EDX e viene caricato l'indirizzo del valore var 8 nel registro EAX. Ora, come possiamo vedere, a questo punto viene sommato il valore di var 8 nell'indirizzo di memoria contenuto nel valore referenziato da EAX, quindi che poi in fin dei conti è il valore di contenuto in var 8. Quindi in fin dei conti cosa vuol dire? Cosa rappresenta questa addizione? Rappresenta semplicemente la somma tra 5A e 1EC. Quindi il totale possiamo calcolarlo con una semplice calcolatrice. Vediamo di trovarne un attimo una. Ed ecco qui la nostra calcolatrice, quindi possiamo fare la somma 5A più 1EC è uguale a 246 sempre in esadecimale. Quindi da notare, facciamo attenzione perché come abbiamo detto prima, in questo momento EAX referenzia la variabile var 8, perché appunto l'indirizzo è stato caricato precedentemente in EAX, alla riga precedente. Quindi cosa vuol dire? Che adesso questo 246 non è in EAX, o meglio, è in EAX che referenzia la variabile var 8. Quindi da ora in poi la variabile var 8 conterrà il valore 246. Questo ovviamente è molto importante per i calcoli che adesso andremo a fare. Quindi possiamo segnarlo che 246 è contenuto in var 8, quindi possiamo mettere qui un punto e virgola, possiamo mettere un commento e quindi metteremo che var underscore 8 è uguale a 246 h. Ok, possiamo continuare. Quindi a questo punto il valore di var 8 viene caricato in EAX, quindi adesso in EAX ci sarà effettivamente il valore 246 e non più il riferimento a var 8, alla variabile var 8. A questo punto, quindi siamo qui. A questo punto, nella riga successiva, cosa succede? Viene fatta una moltiplicazione con EAX e la variabile var 8, quindi facciamola pure noi. Questo consiste nel moltiplicare 246 per 246, che è uguale a 52B24. Quindi possiamo mettere che in questo momento EAX è uguale a 52B24. Scriviamolo qui. EAX uguale 52B24. B24H. Ok. A questo punto il valore contenuto nel registro EAX, quindi questo 52B24, viene spostato nella locazione var C, nella variabile C. La variabile subito dopo la variabile var C, sempre, quindi sempre lo stesso numero, viene nuovamente spostato in EAX e infine EAX viene spostato su un valore contenuto sullo stack. Direi che non ci serve più sapere altro, in quanto poi vediamo come viene chiamata la funzione call, la funzione test, scusate, che poi farà i suoi calcoli. Quindi sappiamo effettivamente che quella scanf si aspettava un valore decimale. Noi abbiamo questo valore esadecimale. Proviamo a convertirlo in decimale. Quindi già ce l'abbiamo qui nella nostra calcolatrice, da hex lo passiamo a dec e otteniamo questo numero. Proviamo a inserire questo numero nel nostro CrackMe e vediamo cosa succede. Quindi apriamo un terminale, spostiamoci sul desktop, apriamo nuovamente il nostro CrackMe e inseriamo il codice che abbiamo calcolato, il valore che abbiamo calcolato, 338724. Premiamo invio. E ovviamente la password è corretta perché abbiamo fatto tutti i nostri calcoli correttamente. Tuttavia resta ancora da chiarire una cosa. Tornando al nostro disassembly, tornando nella funzione test dove viene effettivamente
effettuato il check tra il seriale che abbiamo mandato e il seriale che abbiamo inserito dalla tastiera e quello calcolato dal programma, possiamo vedere come c'era quel, già l'abbiamo analizzato precedentemente, quel salto condizionale che chiama la funzione shift o con una stringa o con un'altra. Entrando nella funzione shift, possiamo anche vedere come questa stringa cifrata venga decifrata. Ora vi lascio un compitino per casa. Utilizzando un debugger come x64dbg che abbiamo visto la scorsa settimana, provate a capire come questa stringa venga decifrata. Come questa stringa viene decifrata. Il codice ovviamente è questo qui. Possiamo vedere anche come c'è una sorta di ciclo. E questo codice, vedete, il flusso di questo codice è ciclico, perché torna indietro e ovviamente decifrerà un carattere alla volta. Con un debugger e dei breakpoint provate a vedere come viene decifrato. Così potete anche vedere quale di queste due stringhe tra questa e questa è quella di errore e quella di successo. Questo è un compitino molto facile che vi permetterà di prendere confidenza col debugger e anche di vedere come nella maggior parte dei casi, alla fin fine, le stringhe referenziate dentro i programmi, contenute dentro i programmi, sono cifrate. Un'ultima cosa prima di salutarvi, volevo farvi vedere come anche su AIDA è possibile ottenere una lista di tutte le stringhe trovate all'interno del programma. Basterà andare su View, Open Subview e cliccare su Strings. Ecco qui, tutte queste stringhe sono state trovate all'interno del programma da AIDA. Perfetto, allora la nostra avventura con AIDA finisce qui. Questo ovviamente era un tutorial estremamente basilare, diciamo, giusto per prendere confidenza col disassemblatore e vederne le funzionalità base. Vi invito a giocherellare anche voi con la versione gratuita di AIDA in modo tale da prendere confidenza. Ovviamente per qualsiasi domanda scrivetela qui sotto al video e rispondo a tutti il prima possibile. La prossima settimana vedremo un altro disassemblatore, gratuito sempre, vedremo Ghidra, un disassemblatore creato dall'NSA, open source e molto famoso. Vedremo come utilizzarlo, le funzionalità base, e poi nella prossima puntata, quindi tra due puntate, vedremo anche un disassemblatore tutto italiano, Redasmo. Spero che vi siate divertiti anche in questo episodio. Vi auguro buon weekend. E alla prossima, grazie.